Pierluigi, grazie per le preziose parole, perché per me ogni singola testimonianza è sinonimo di soddisfazione, che mi dà comunque carica a continuare a fare tutto quello che facciamo ogni giorno. Spiegaci tu come hai fatto a portare a casa quel risultato. Bene, vabbè, le parole semplicemente anche quello frutto dell'esperienza di bastonate su bastonate. Comunque, allora, quella era un'operazione presa il 1° dicembre con un segnale, se non sbaglio, io considero mi sveglio sempre alle 7 di mattina, quindi il segnale sarà stato per le 7 e mezzo. Alle 12:30 e su GBP USD, quindi quella con 550. Alle 13, quindi con mezz'ora di scarto, sono state toccate entrambe però. E avevo scelto quelle due operazioni perché GBP CAD aveva il 90% di profittabilità e GBP USD il 60%, quindi abbastanza alto come media. E entrambe avevano un ROI atteso del circa 550% l'una. Di tutte e due avevano, oltre all'entry madre, quindi quella fatta verso di pranzo, GBP USD altre 5 entry e GBP CAD altre 4 entry, e più entrambe praticamente nello stesso momento, perché GBP USD era praticamente arrivata a target, infatti del 580% di ROI atteso aveva fatto un 560%, quindi piuttosto che aspettare quell'ultimo 20% in più, ho preferito chiudere senza rischiare di rimangiarmi i profitti fatti finora per quel 20% paradossalmente banale. E in contemporanea ho chiuso anche GBP CAD perché comunque essendo molto correlate ci sta, e comunque era verso le 17, no, 18-19, quindi comunque entrambi da chiudere entro le 19, quindi ho seguito diciamo abbastanza alla lettera tutto Ok, quanto capitale hai rischiato per queste quanto. operazioni? Euro dicevo 100 euro a trade, infatti uno ha fruttato 550 più o meno e l'altro 170 euro. Grande. Quanto è difficile leggere il sistema? No, vabbè, ma quello è assurdo, non ci vogliono veramente 30 secondi, non, veramente a prova di bambino. Tu lavori manualmente oppure utilizzi le A? No, io lavoro manualmente perché comunque Grande, ho come pensi l'opportunità di stare a casa. portare le mani? Esatto. Diciamo che con le A è molto comodo se uno vuole guardare i segnali la sera e mette le A e durante la notte, se gli vengono presi, li gestisce tutto le A. Però se c'hai l'opportunità di stare a casa davanti al PC come me, io faccio a mano. Ok, tu quanti anni hai? 23. 23. Sì. Ah, dai. Benissimo. E da quanto tempo fai trading? Ormai considera sono 2 anni che studio. E perché hai sfruttato il metodo ray trading? Considera che l'antimartingale è stato uno dei metodi d'approccio al money management che ho studiato maggiormente e appunto perché mi affascinava già dall'inizio vedendone le potenzialità. Essendo, tu considera che facevo ingegneria informatica fino all'anno scorso, quindi con i numeri ci lavoravo e vedendo tutta la parte statistica che c'è dietro è quello che mi ha fatto, come si dice, mi ha conquistato. Grande. Come lo reputi il metodo? Ti dico, allora, io è da 2 settimane, quasi diciamo 3 settimane che sto dentro Ah, da e poco. sì, ma mi sono preso i dati di praticamente tutti i segnali che sono usciti finora, quelli molto lontani dall'entry, che non li ho considerati. E praticamente di tutti i segnali che sono usciti, il 50% è andato a target e il 50% no, ma il 50% che mi è andato a target mi ha fruttato in totale 807% di ROI. Quindi E infatti è proprio questo, noi cerchiamo di cercare le probabilità superiori sempre al 50%.
sia in termini di affidabilità sia in termini di probabilità di profitto. Ovviamente, mediamente, non è sempre scontato che sia superiore al 50%. Come si evince questo, come si sconfigge questo problema? Cercando tutte quelle operazioni che hanno ROI sempre pari o superiore al 135% in su. Così che aumentiamo drasticamente la probabilità di chiudere in profitto ogni 10, 100, 1000 operazioni. Quindi nel tuo caso, nel 50% di perdita, hai rischiato uno stop loss su equity, hai perso uno stop loss su equity che avevi già messo a monte e che conoscevi a monte, del quale hai perso non so se il 70% perché non so quale broker utilizzi, ma nel caso del 50% operazioni in profitto hai guadagnato sicuramente di più rispetto al capitale che hai deciso di mettere a rischio. Sì, assolutamente. Ma tu considera che io ho impostato uno stop loss a circa il 15%. Quindi comunque il ROI effettivo ad ogni operazione è anche più alto del 135, perché comunque Se faccio 135... call c'hai cioè al 15%. Sì, perché 135 si basa se uno rischiasse tutti e 100 gli euro nel Tutto. mio caso. In questo caso ne rischio solo 85, quindi effettivamente il ROI è più alto. Quindi è ottima, veramente ottima. Ottima la strategia e veramente facile da applicare, penso, veramente da tutti. Grazie Pierluigi, è stato un piacere conoscerti, sono contento per i risultati che hai portato a casa dopo pochi giorni e ti auguro di raggiungere il successo. Metti da parte i profitti, continua ad investire sempre la stessa cifra sulle prossime 100 operazioni, mi raccomando. Yes. Ciao Manuel. Grazie, grazie Pierluigi, ciao ciao.